Salve cari amici, dal vostro psicoterapeuta, life coach Roberto Ausilio. Oggi voglio parlarvi un po' dei pazienti DOC, che per noi psicoterapeuti non sono dei vini di annata, ma più semplicemente dei pazienti affetti da quello che chiamiamo disturbo ossessivo-compulsivo. Ossessivo-compulsivo vuol dire che hai delle ossessioni, dei pensieri ricorrenti, ricorsivi, che non ti abbandonano mai. E il 46% di questi pazienti tendenzialmente ha anche quelle che chiamiamo compulsioni, cioè che vuol dire che non puoi fare a meno, ad esempio, di lavarti le mani di continuo. Ecco, io ho avuto pazienti giovani e meno giovani che erano affetti da questo disturbo e che nella maggior parte dei casi ne sono venuti fuori grazie ad una buona psicoterapia, in particolare EMDR, e anche cognitivo-comportamentale e strategica. In particolare la CBT, cioè la cognitivo-comportamentale, è quella trattamento d'elezione rispetto a questi disagi. Però recentemente è stato fatto uno studio dai ricercatori di Cambridge, un piccolo studio, su 93 persone non affette da diagnosi, quindi di disturbo DOC ossessivo-compulsivo, ma che avevano dei punteggi elevati su questa scala di compulsività. Questo che vuol dire? Che non è che tutti quanti noi siamo necessariamente diagnosticati psicopatologici, però magari se apri l'armadio di qualcuno vedrai tutte le camicie in fila, ben stirate, precise, perfette, oppure quella persona che appena tocca un gatto si deve andare subito a lavare le mani. Qui rientriamo nell'ambito della normalità, quindi non c'è, diciamo, granché di cui preoccuparsi, però sta di fatto che i ricercatori di Cambridge, come vi dicevo, hanno sottoposto questi 93 soggetti a tre tipi di trattamenti differenti, cioè al primo gruppo gli hanno fatto vedere dei video in cui loro stessi si lavavano le mani bellamente e quindi diciamo mettevano in atto il rituale compulsivo. Ad altri gli hanno fatto vedere loro stessi che invece toccavano quelle superfici contaminate dalle quali avrebbero potuto prendere qualsiasi tipo di batterio malefico, e al terzo gruppo gli hanno fatto il classico gruppo di controllo che noi psicologi siamo fissati, giustamente, perché la psicologia è una scienza, e hanno fatto vedere dei video neutri in cui sostanzialmente si parlava di tutt'altro. Beh, cosa è venuto fuori? Che i primi due gruppi hanno visto un miglioramento addirittura del 21% rispetto alle loro caratteristiche compulsive. Vedendo questi primi video di 30 secondi per 4 volte al giorno, sono migliorati notevolmente senza fare nient'altro. Questo ci fa capire che probabilmente utilizzando anche appunto questa applicazione che stanno mettendo in piedi, che ti riprende mentre fai i tuoi rituali, che ti riprende mentre fai quello che temi maggiormente, tu puoi aiutarti a venire fuori dal disturbo ossessivo-compulsivo. Questo è interessante perché in effetti anche nell'approccio che io utilizzo, che è la psicoterapia EMDR, avviene una sorta di desensibilizzazione, cioè attraverso i movimenti oculari aiutiamo la persona a rivivere mentalmente quella situazione, andando a desensibilizzare l'ansia che è sottostante al disturbo ossessivo-compulsivo. Insomma, amici, non abbiamo, tra virgolette, più scuse. Se abbiamo dei problemi, possiamo farci aiutare, e in questo anche le nuove tecnologie ci stanno sempre più venendo incontro, perché utilizzando per esempio i materiali audiovisivi, la realtà virtuale, la realtà aumentata, stiamo mettendo sempre più a fuoco e a punto degli ulteriori strumenti terapeutici che ci aiutano a vivere meglio. Perché come diceva Horace Mann, governa la tua mente o altrimenti sarà lei a governare te. Ciao, buona giornata e buona vita.